Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Planet Spin Fishing e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo dei punti di pesca, di come riuscire a capire, utilizzando le moderne tecnologie come Google Maps, dove si trovano i migliori punti, i migliori spot per la pesca a spinning in mare e non solo. Infatti le indicazioni che diamo oggi sono rivolte principalmente ai pescatori che si trovano in Campania e sono indicazioni dedicate principalmente a chi pratica la pesca a spinning in mare. Tuttavia le informazioni che noi daremo saranno utili, sono dei consigli validi anche per i pescatori che si trovano in altre regioni d'Italia o che magari praticano altre tecniche di pesca. Nel dettaglio vi mostro la mappa attualmente presente in Google, aperta a tutti, la mappa dei punti pesca, degli itinerari di Planet Spin, a cui potete accedere anche tramite il sito www.planetspin.it, e tuttavia daremo delle indicazioni per capire come sfruttare la moderna tecnologia Google Maps per individuare i migliori spot di pesca in tutte le regioni d'Italia. Eccoci pronti, partiamo sulla comprensione della mappa, della scheda Google Maps che vi mostro adesso, che vi condivido. Con questa stella in viola, cerchiata in viola, trovate già tutti gli itinerari di pesca che ho recensito sul mio sito planetspin.it. Potete accedere a questa mappa cliccando su questo link che dopo vi inserisco, vi condivido nella descrizione di questo video. Per esempio, basta andare su uno di questi spot, come ad esempio questo sul lago di Bossena, cliccare sul link e verrà fuori l'articolo dedicato allo spot, quindi troverete indicazioni su come raggiungere lo spot, i pesci presenti, le tecniche che possiamo fare, e inoltre trovate anche delle indicazioni su guide, riferimenti locali come negozi di pesca e quant'altro. Ritorniamo di nuovo alla nostra mappa principale. Alcuni spot sono recensiti e li trovate un po' in tutta Italia. Per quanto riguarda invece la Campania, e quindi andiamo nello specifico, ho inserito ulteriori informazioni per aiutare i pescatori. Ma quali sono queste informazioni che sono state condivise sulla mappa? Le vediamo insieme e sono indicate con delle diverse icone. Per esempio, con l'icona questa qua azzurrina vedete i vari punti di pesca. Cliccando su ogni punto di pesca trovate quelle che sono le indicazioni base, quindi la tipologia di spot, i pesci presenti, le tecniche che è possibile praticare, anche delle indicazioni su, per esempio, il tipo di parcheggio, la tranquillità dello spot e quant'altro. Queste indicazioni sono state inserite sia da me ma anche da altre persone che hanno collaborato alla creazione di questa mappa. Inoltre vedete queste icone in giallo, queste icone invece sono quelli che riguardano gli spot raggiungibili principalmente da kayak. Infatti in questa mappa sono stati inseriti anche i cosiddetti punti varo, quindi dove è possibile fare un varo facilitato del nostro kayak, del nostro bellibotto o del nostro gommone. Con l'icona invece questa qui rossa con il simbolo del video trovate anche le webcam a cui possiamo collegarci sempre tramite un link sul web per vedere in live streaming le condizioni meteo marine del posto. Infine, non per questo meno importante, con l'icona questa qua del pescatore ho inserito anche gli amici di pesca che si sono segnalati tramite questa mappa. Ce ne sono diversi e sono sparsi un po' in tutta la regione. Queste qua sono le informazioni basiche per riuscire a leggere questa mappa interattiva.
Andiamo adesso un po' al punto principale del nostro video, di come riconoscere un buon spot da spinning e ancora di più come individuarlo tramite la mappa. Noi sappiamo bene, anche leggendo le pagine del manuale, della guida, che ricordo è disponibile sullo shop Amazon sia in formato cartaceo che ebook. Questa guida è un concentrato di esperienze in anni di pesca e l'acquisto di questa guida è l'unico modo per sostenere questo progetto e anche il canale Planet Spin Fishing. Vi lascio il link in descrizione. Come dicevo, i suggerimenti che io ho indicato in questa guida sono quelli validi per la ricerca dello spot e quindi possiamo individuare uno spot anche vedendo che cosa abbiamo sul territorio. Gli spot più importanti per la pesca spinning sono i porti, le punte dei porti o le parti interne dei porti, le foci, quindi gli scarichi d'acqua dolce verso il mare, allo stesso modo importante sono le scogliere, le spiagge. Tutti questi spot noi possiamo individuarli andando a esaminare le mappe Google interattive che troviamo disponibili gratuitamente sul web. Ma per farvi rendere conto meglio di quello che sto dicendo, facciamo un esempio analizzando direttamente la mappa con i punti pesca già inseriti, o magari ne possiamo trovarne di nuovi. Andando verso il nord, il limite territoriale della regione Campania è indicato in questa linea tratteggiata ed è la foce del fiume Garigliano. Questo è il primo spot più importante per la pesca spinning, ma non solo, che abbiamo in Campania. Le grandi foci, come abbiamo detto, sono degli spot eccezionali per la pesca. Ovviamente c'è da fare delle considerazioni in merito agli spot, perché è molto importante non solo conoscere lo spot, ma anche come approcciare allo spot, quindi l'orario della giornata, il periodo dell'anno in cui siamo, il predatore che vogliamo insidiare, l'attrezzatura. Quindi sono sempre i soliti fattori, le variabili che noi dobbiamo considerare nelle nostre uscite di pesca, di cui abbiamo già parlato nel nostro manuale, nella guida. Ancora più importante sono le condizioni meteo marine in cui noi andremo a pesca nel determinato spot. Proseguiamo ancora il nostro viaggio in Campania verso sud. Qual è il limite territoriale che noi abbiamo in Campania? È la zona successivamente a Sapri, perché è questo il limite territoriale che possiamo vedere tramite sempre Google Map. Quindi ci indica anche la regione in cui siamo e il limite territoriale. Dopo Sapri abbiamo l'ultimo spot utile per la nostra ricerca in Campania. Le indicazioni sono valide in tutta Italia. In questo caso io ho segnalato degli spot, per esempio questo è lo scoglio della Spigolatrice, è un altro spot importante per la ricerca di prede miste come tunni di ricciole, dendrici e anche le tecniche di pesca vi ho indicato. Ma uno dei punti più importanti è sicuramente il porto. E ritorniamo di nuovo a quelli che sono gli spot principali per la ricerca dei predatori in mare, quindi i porti, le foci, le grandi scogliere. E quindi questo spot, che si trova ai limiti territoriali regionali della Campania, rappresenta comunque un ottimo spot dove possiamo svolgere le nostre attività di pesca sportiva. Procediamo a ritroso, quindi andando verso nord. Che cosa troviamo? Troviamo questa grande spiaggia di Sapri e una punta. Tutte le punte che si affacciano sui golfi sono allo stesso modo delle punte interessanti per la pesca e noi possiamo considerarle nelle nostre battute di pesca, ovviamente andando anche a capire quali sono le condizioni meteo marine, i venti predominanti che dobbiamo tenere in considerazione durante le nostre battute di pesca. Salendo verso nord troviamo una grande quantità di spiagge e la provincia di Salerno è una di quelle più estese, quindi troveremo una grande quantità di spot. Però in questo caso
questi limiti territoriali che potrebbero essere dei moli artificiali, delle scogliere frangiflutto, tutte queste zone che vanno a rompere quella che è la classica conformazione del litorale. Si presentano come degli spot che noi possiamo sfruttare per le attività di pesca sportiva. Andando ancora verso nord troviamo il porto di Policastro, anche questo un ottimo spot, e ci concentriamo maggiormente per le attività di pesca a spinning lungo le punte, oppure molto spesso possiamo scegliere le zone interne dove magari c'è la presenza di pesce foraggio per cercare il predatore, perché sappiamo bene che i predatori entrano ed escono dal porto principalmente per svolgere l'attività di nutrizione, quindi dove c'è il pesce foraggio, prima o poi arriverà il predatore. Risalendo sempre verso nord, troviamo un'altra importante foce, la foce del fiume Bussento. Anche questo un ottimo spot, soprattutto per la ricerca della spigola nei mesi invernali, o magari del serra nei mesi estivi. Risaliamo ancora e troviamo il porto di Scario. Anche questo un ottimo spot, soprattutto per la ricerca del barracuda. Il primo porto utile andando verso sempre nord è il porto di Marina di Camerota, un altro spot molto interessante per la ricerca del barracuda, soprattutto nei cambi di luce, alba e tramonto o di notte. Ancora andando verso nord troviamo una serie di spiagge contornate al limite più nord con la foce del fiume Mingardo. Anche questo è un ottimo spot perché porta tanta mangianza, tanta quantità di nutrizione in mare, quindi in questa zona sicuramente c'è la possibilità di incrociare il predatore. Il primo porto però più importante in questa zona è sicuramente quello di Palinuro, perché la presenza del barracuda è una costante durante quasi tutto l'anno e si tratta di uno spot ad una buona profondità. Abbiamo una buona profondità subito alla portata di lancio, quindi questo potrebbe essere uno spot molto interessante per chi pratica il light shore jigging, ovvero l'utilizzo delle esche artificiali metalliche dalla costa, dove possiamo insidiare predatori come ricciole, tunnidi, palamite, che molto spesso si avvicinano a queste zone per l'attività di nutrizione. La zona di Palinuro è molto interessante anche nella pesca dalla spiaggia. In queste zone, approfittando dei venti di scirocco o libeccio, possiamo insistere la pesca spinning per la ricerca di predatori come il serra. Ovviamente si tratta anche di pesci stagionali, quindi dobbiamo anche frequentare e capire quali sono i periodi propizi per avere maggiori possibilità di strike, di cattura. Per quanto riguarda il calendario, prede e esche artificiali da utilizzare, c'è un video dedicato che vi invito a visualizzare sul canale. Andando ancora verso nord, troviamo una serie infinita di spiagge che comunque sono utili anche per praticare altre tecniche di pesca. Ulteriore porto che troviamo è quello di Marina di Pisciotta. Questo è uno degli spot più interessanti per praticare anche tecniche dalla barca, dal kayak, perché si tratta di uno spot dal facile varo e da questo spot noi possiamo raggiungere delle zone di pesca molto interessanti per quanto riguarda il vertical jigging, ma anche l'utilizzo delle soft bait sulle alte profondità per la ricerca di dentici, per la ricerca di ricciole, tonni e anche pesci che raggiungono importanti dimensioni come le cernie. Risaliamo ancora e troviamo la zona di Ascea. Anche questa è una zona dove ci sono tante spiagge, però per la pesca a spinning
Una zona utile potrebbe essere sicuramente la zona della foce dell'Alento, perché in questa zona, che è molto soggetta a quelli che sono i venti di scirocco e di libeccio, possiamo assistere all'arrivo di predatori importanti come le spigole, soprattutto nel periodo invernale, ma durante quasi tutto l'anno è una zona dove abbiamo la possibilità di incontrare il serra e in alcuni momenti, periodi dell'anno, anche la ricciola. Risalendo ancora verso nord troviamo il porto di Marina di Casalvelino. Devo essere sincero, questo è uno degli unici porti dove è davvero difficile fare delle catture. Sicuramente c'è il passaggio di pesci come il barracuda, ma in tutte le uscite che ho fatto difficilmente sono riuscito a catturare esemplari di grandi dimensioni. In questa zona, subito a ridosso del porto, andando verso sud, c'è una piccola foce, un canale, uno scarico, e in questa zona, quando ci sono le condizioni buone, quindi c'è mare mosso, quindi un mare di scaduta, e magari nei giorni precedenti ha piovuto, questa zona si attiva con la presenza di spigole soprattutto, quindi dobbiamo stare sempre pronti a sfruttare il momento giusto. Andando verso nord ci sono tante scogliere che però sono difficilmente raggiungibili dalla riva. Il primo porto utile che troviamo invece ancora risalendo è quello di Acciaroli. Anche questo è uno degli spot tipici per la pesca del barracuda. Andando verso nord da Acciaroli troviamo il porto di San Nicola. Anche questa è una zona molto interessante per poterla utilizzare come varo per il nostro kayak o la nostra barca, ed è una zona dove abbiamo subito grandi profondità per poter insistere predatori in verticale o nel light shore jigging dalla costa. Questa zona invece, risalendo, è la zona dell'area marina protetta di Punta Licosa, dove è vietata la pesca. Uno degli altri spot ideali per la ricerca del barracuda è soprattutto il porto di San Marco. In questa zona li possiamo incontrare quasi tutto l'anno. Inoltre questo spot è uno dei più interessanti anche per la ricerca del calamaro e della seppia, soprattutto il calamaro, quindi parliamo di edging da poter praticare soprattutto nei mesi invernali. Scorrendo ancora troviamo una grande quantità anche qui di spiagge che sono molto frequentate nel periodo estivo da pescatori che sfruttano, diciamo, le vacanze estive per dedicarsi alla pesca, però sinceramente per le mie esperienze in merito non sono spot dalle grandi possibilità. Quello invece che mi sento di consigliare è soprattutto il porto di Agropoli, perché rappresenta uno degli spot più interessanti e soprattutto ricchi di biodiversità se noi vogliamo fare una pesca leggera come il light rock fishing per esempio, ma sono comunque degli spot sia il lato interno che il lato esterno molto interessanti per la ricerca del barracuda e anche della spigola. Un altro spot interessante è la foce del Testene, dove possiamo incontrare sia la spigola che il serra in condizioni di mare mosso e soprattutto nei mesi più caldi, soprattutto per quanto riguarda il pesce serra. Nella zona di Salerno si susseguono diverse foci, la più importante è quella del fiume Sele. Questa è una degli spot più praticate dai pescatori di spinning e non solo, e qui possiamo trovare pesci importanti, catture importanti come la spigola soprattutto e il serra. Barracuda mai preso, mai visto prendere in questo spot, così come nelle altre foci che si susseguono nel litorale salernitano, come la foce del fiume Tusciano e la foce del fiume Picentino. Altri spot importanti li troviamo
verso la zona del Marina di Areghi, soprattutto per la ricerca del Serra, ma non dalla riva, soprattutto nella pesca dalla barca o da kayak. E inoltre tutta questa zona che arriva fino al porto di Salerno, un altro spot importante, pieno di punti di pesca da poter sfruttare per lo spinning, e non solo, tutta questa zona, come dicevo, che va da Salerno fino alla foce del Sele a Pestum, è una zona molto interessante per la pesca della seppia, sia da riva che da natante, quindi kayak, belly boat, barchette affollano questa zona dal periodo appena successivo all'estate, quindi da settembre fino a marzo-aprile. È possibile fare questa tecnica di pesca, quindi edging da natante, che qui ecco viene praticata in diversi modi, sia con la montatura classica provvista di piombo più terminale con leggi, oppure edgy diretto, quindi edgy puro. Da Salerno in poi, verso nord, abbiamo la costiera amalfitana. Anche questa è una zona dove possiamo sfruttare tutti i porti presenti, soprattutto per la ricerca di predatori di fondo o predatori che circolano su altre profondità, e possiamo praticare in questo caso con una buona possibilità di cattura sia il light shore jigging ma anche lo shore jigging puro, quindi utilizzando esche e attrezzature importanti, jig che vanno dai 40, 50 fino agli 80, 100 grammi. Possiamo utilizzarli con una certa efficacia in queste zone che sono caratterizzate da un repentino salto di fondale. Infatti possiamo arrivare anche a spot dove abbiamo subito a portata di lancio 50, 60, 70 metri d'acqua, quindi si tratta ecco di spot abbastanza impegnativi dal punto di vista anche dello sforzo fisico, per esempio per utilizzare esche artificiali con attrezzature importanti, ma soprattutto si tratta di spot che sono difficilmente raggiungibili dalla strada statale, quindi oltre a conoscere dove andremo a pesca c'è anche da avere una buona preparazione atletica. Successivamente ad Amalfi troviamo Positano, un altro ottimo spot per la ricerca del barracuda, e in questa zona, soprattutto nel periodo invernale, possiamo praticare ledging soprattutto per ricercare il calamaro. Andando verso nord troviamo l'area marina protetta che parte dai Galli, l'isola dei Galli, fino a Punta Campanella, quindi questa zona è un'altra zona dove è vietata la pesca sportiva, a meno che non abbiamo la possibilità di avere dei permessi oppure siamo dei residenti in zona. Il primo spot utile che troviamo andando risalendo verso nord è Sorrento, uno spot molto interessante per lo spinning in mare e non solo, è la punta della Regina Giovanna, dei bagni della Regina Giovanna. Questo è uno spot molto interessante anche per la ricerca dei tonni di buone dimensioni che possiamo riuscire a catturare da riva. È uno dei pochi spot in Campania dove è possibile e sono state fatte delle catture interessanti di tonni ma anche di tonni rossi di buone dimensioni. Il porto di Sorrento, un altro spot interessante per la pesca spinning, soprattutto del barracuda. E poi a seguire abbiamo i porticcioli di Meta, di Sorrento, di Piano, di Sorrento, tutte zone molto molto importanti che però ecco dobbiamo ben conoscere per avere delle catture, dei risultati in termini di efficacia, perché molto spesso sono spot dove sembra di pescare nel deserto. È molto difficile riuscire a effettuare delle catture se non conosciamo bene soprattutto le condizioni meteo marine ideali. Il primo porto utile che mi sento di consigliare per la pesca è il porto di Castellammare. Anche questo può essere utilizzato per praticare altre tecniche di pesca. Salendo verso nord possiamo sfruttare questi spot, questo habitat che è ricco di fondali sabbiosi,
per la ricerca della seppia soprattutto. Qui abbiamo, andando verso nord, la foce del fiume Sarno, che però, ecco, mi sento di sconsigliare per le attività di pesca, perché si tratta di uno dei posti più inquinati d'Europa, quindi anche se in tante occasioni il pesce gira anche con una buona presenza e costanza, per la pesca sportiva, almeno personalmente, preferisco rivolgermi in altri spot. Altri spot interessanti potrebbero essere il porto di Torre Annunziata, il porto di Torre del Greco, anche in questa zona che è ricca di scogliere naturali, la spigola è il predatore principale che noi possiamo insidiare con lo spinning in mare. Però è necessario conoscere soprattutto le condizioni meteomarine ideali per la ricerca di questo predatore. Andando a risalire abbiamo il porto di Napoli. Questo è uno degli spot più interessanti per la pesca, che però, ecco, purtroppo è difficile riuscire a praticare la pesca sportiva in questo spot, perché come sapete bene, in tutti i porti d'Italia è vietata la pesca dove non è espressamente consentito. Però, ecco, in via ufficiosa, alcuni spot che mi sento di indicare per la pesca sportiva sono soprattutto l'antemurale, che è raggiungibile tramite un barchino che vi porta dalla terraferma all'antemurale e viceversa. Il molo San Vincenzo è uno degli spot più belli, più interessanti che abbiamo nella zona di Napoli, al centro di Napoli, che però purtroppo per le attività di pesca, tranne in alcuni contesti particolari come eventi e gare federali, a questo spot non è possibile accedere. Quello che possiamo fare in alternativa è andare verso il Molosiglio, il Molo Luise, un altro punto interessante, e poi andando verso nord troviamo il tratto di Giuseppone a mare a Posillipo, dove c'è una scogliera frangifrutti molto interessante, dove è possibile praticare la pesca sportiva, e si tratta del punto più a nord del Golfo di Napoli che noi possiamo praticare per la pesca sportiva. Andando ancora verso nord troviamo la zona tra Bagnoli e Pozzuoli, che è molto interessante per la spigola. Anche in questo caso si tratta di scogliere naturali e con dei frangiflutti artificiali che noi possiamo sfruttare durante, per esempio, le mareggiate di Libeccio o di Scirocco, soprattutto per la ricerca della spigola. Il porto di Pozzuoli è un altro interessante spot per la pesca spinning, ma non solo, altre tecniche di pesca come l'inglese, la bolognese, soprattutto dal molo di attracco dei traghetti. Andando verso nord troviamo altri spot interessanti come ad esempio il porto di Baia, anche se si tratta di spot davvero difficili da raggiungere nel periodo estivo, per cui, ecco, per comodità preferisco andare in altri spot come ad esempio il porto di Acquamorta o Monte di Procida, che sicuramente per lo spinning in mare e altre tecniche di pesca rappresenta una valida alternativa durante un po' tutto l'anno. Il porto di Pontile di Torre Gaveta sì, è uno spot che possiamo sfruttare per la pesca, ma ultimamente da qualche anno a questa parte c'è una davvero difficoltà nel riuscire a catturare delle prede importanti, soprattutto per la pesca intensiva pseudo professionale, quindi in questa zona è davvero difficile riuscire a fare delle catture, per il mio punto di vista, soprattutto per la presenza di tante reti sottocosta che impediscono al pesce di arrivare fino a terra. Risalendo ancora troviamo la foce del lago Fusaro e la foce del lago Patria. Queste qua sono due interessanti zone lungo tutto questo litorale per praticare la pesca della spigola, sempre con condizioni di mare mosso, sia spinning che con altre tecniche di pesca.
Andando verso nord troviamo la foce dello Scalzone. Questo è uno spot interessante dal punto di vista dello spinning, ma soprattutto dal punto di vista ecologico è uno spot da evitare, perché è lo scarico di tutti i reggi lagni che provengono dalla zona di Acerra, Giugliano e tutte le zone che sappiamo bene essere definite come terra dei fuochi, quindi zone devastate dall'inquinamento ambientale. Un altro spot importante che troviamo qui nella zona è la foce del Volturno. Anche qui la presenza della spigola è una costante durante un po' tutto l'anno, mentre nei mesi estivi, primaverili estivi, possiamo incontrare soprattutto il pesce serra. All'interno del Volturno si possono praticare anche altre tecniche di pesca, non solo lo spinning, ma anche la bolognese, l'inglese, la pesca a fondo, e la preda principale è sempre la regina, la spigola. Andando ancora verso nord ci sono una serie di scarichi di acqua dolce che comunque possiamo sfruttare per le attività di pesca sportiva, e tutta questa zona ricca di spiagge che sono a lento declino possiamo sfruttarla per la pesca della seppia, o se noi pratichiamo tecniche di pesca alternative come la pesca a fondo, il surf casting, per la ricerca soprattutto di pesci come l'orata. Questi qua sono tutti ottimi spot. L'ultimo spot è quello di cui abbiamo parlato in precedenza, e siamo arrivati alla zona del Garigliano, che rappresenta il limite territoriale a nord della nostra regione. Siamo giunti alla parte conclusiva di questo nostro video, spero sia stato di vostro gradimento. Come avete visto, abbiamo analizzato insieme tutti quelli che sono gli spot riconoscibili come ideali per la pesca spinning in mare, quindi i porti, le scogliere, le foci, le spiagge, e le indicazioni che abbiamo dato in merito alla regione che abbiamo analizzato insieme, quindi la Campania, sono allo stesso modo valide in tutte le altre regioni. Tuttavia, se volete ancora qualche dettaglio, qualche indicazione dedicata ai vostri spot di pesca, potete scriverlo nei commenti. Mettete un like se il video vi è piaciuto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati e non perdervi i prossimi inserimenti. Grazie a tutti per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo, sempre su Planet Spin. Ciao ragazzi!